Benvenuti a tutti a questo webinar dedicato a Savvision Live Maps, dove andremo a vedere come fare monitoring avanzato grazie all'integrazione con System Center Operation Manager. Mi presento, sono Silvio Di Benedetto, sono titolare di Insight Technologies, dove mi occupo di consulenza e formazione. Insight Technologies è un'azienda che si occupa di fornire supporto alle aziende per il mondo IT, dove ci occupiamo di tutta una serie di tematiche, dal private cloud, system management, quindi il mondo di system center, OMS, backup, disaster recovery, virtualizzazione, reti management. Insomma, lavoriamo con tutta una serie di partner abbastanza noti in giro per il mondo, alcuni di questi in esclusiva per il mercato nazionale. Per quanto riguarda Savvision, siamo ovviamente rivenditori, pochi rivenditori, anzi rivenditori certificati in Italia per la soluzione, e ci occupiamo anche di fare POC per tutta una serie di progetti. Chiaramente possiamo essere coinvolti in tutta una serie di attività che sono occorrendo relativamente ai prodotti che vende Savvision. La nostra agenda è veramente semplice, andremo a vedere perché è il caso di fare il monitoring, perché serve fare il monitoraggio, quindi una breve carrellata su System Center Operation Manager, e poi parleremo di Savvision Live Maps, che è il tema cardine di questo webinar. Ovviamente tutto appoggiato con delle demo abbastanza semplici per mostrarvi le potenzialità del prodotto e chiaramente get started per andare a capire come iniziare a lavorare con la soluzione sin da subito. Allora, System Center Operation Manager, prodotto della famiglia Microsoft, serve per fare il monitoraggio. Il monitoraggio perché è importante? Innanzitutto perché ci aiuta a offrire una visione chiara e dettagliata delle nostre applicazioni in merito alla disponibilità, in merito all'affidabilità, in merito alle performance, quindi capire in modo proattivo che cosa sta succedendo all'interno della mia infrastruttura. Perché prevenire è meglio che curare, è un vecchio adagio che funziona sempre, e perché soprattutto se andiamo a risolvere un problema una volta che si è presentato, probabilmente stiamo causando un disservizio. Disservizio che può significare perdere soldi, disservizio che può significare creare un fermo tecnico agli utenti che quindi non possono fare il proprio lavoro, che può essere tra l'altro di dimensioni più o meno grandi. Potrebbe essere banalmente spazio finito sul disco che riesco a risolvere in pochi minuti, potrebbe essere un errore critico su un servizio di qualche applicativo line of business che mi porta a fermare la mia applicazione verso l'esterno, che serve per generare soldi. E questo ovviamente non è più pensabile al giorno d'oggi, dove l'informatica è sempre più al centro dell'attenzione. Ovviamente tutto questo ci aiuta anche a avere dei sistemi di analisi che ci permettono di fare metrica. Metrica per capire se la nostra infrastruttura è sottodimensionata o sovradimensionata, se ci sono problemi di performance, se ci sono necessità che dobbiamo andare a risolvere prima che appunto si scateni una tipologia di problematica di vario genere. E questo è il compito preposto per System Center Operation Manager. Che cos'è Operation Manager? Che cosa fa? Fa sicuramente end state, quindi ci dice se un server, un'applicazione o un database, comunque possiamo fare praticamente drill down fino all'oggetto singolo di un'intera catena, se è attivo o meno. Ci permette di avere degli alerting, quindi ricevere notifiche all'interno della console piuttosto che via mail, se qualcosa non sta funzionando. Ci permette di fare un collezionamento di metriche e quindi sapere che cosa sta succedendo all'interno della mia infrastruttura, come utilizzo di risorse nel breve e nel lungo periodo. Ci dà una knowledge base, perché ogni volta che succede qualcosa all'interno di quello che si chiama health monitor, health mute state, ci dice che cosa sta succedendo e quali sono i task che potremmo adottare per
mitigare il problema per risolverlo. Quindi questa è una cosa molto importante perché non dobbiamo metterci a cercare su internet come risolvere un determinato problema, ma ce lo dice già il prodotto stesso. E in ultimo ci aiuta a fare reportistica, che è un'altra delle cose importanti all'interno di un'infrastruttura. Quindi tirare fuori, a fronte dei dati che stiamo collezionando, che stiamo analizzando, dei report che ci aiutano a capire, ancora una volta, in un arco temporale più o meno lungo, se stiamo facendo bene, se l'infrastruttura risponde correttamente alle nostre esigenze, se ci sono delle aree dove dobbiamo intervenire. Molto velocemente il prodotto lo conoscete, ma ve lo voglio mostrare solo a titolo esemplificativo. Questa è la console di System Center Operation Manager. Nella fattispecie sto utilizzando la versione 2016, quindi non l'ultimissima, che è stata rilasciata qualche mese fa attraverso l'Assembly Channel. Come vedete, ho l'elenco delle mie macchine, alcune di queste sono marcate in critical state, altre in warning. Per vedere l'andamento di che cosa sta succedendo, non faccio nient'altro che fare tasto destro e apro la Health Explorer, che mi aiuta a capire subito che cosa sta succedendo. Nel mio caso vedo che c'è un servizio che è stoppato, che porta la macchina ad essere marcata come critical. Ho delle macchine in warning, dove ancora una volta posso fare la visualizzazione dell'health state, e andando all'interno dell'errore mi viene detto qual è il summary della problematica che è stata sollevata, quali potrebbero essere le cause e quali sono le azioni di risoluzione. Quindi in modo abbastanza facile mi viene data subito una panoramica di che cosa sta succedendo. Posso farlo per macchine, posso farlo per singoli oggetti, quindi posso andare per esempio all'interno di SQL Server, del management pack di SQL Server, e vedere lo stato di quelle che sono le mie istanze di SQL Server, e vedere se stanno funzionando correttamente, oppure andare a un livello ancora più in basso, ancora più nel dettaglio, e vedere i singoli database se stanno funzionando correttamente. Se ci fossero degli errori, in questo caso non ce ne sono, potrei fare ancora una volta la visualizzazione dell'Health Explorer e capire che cosa sta succedendo e quali possono essere le cause. Il tutto coniugato con tutta una serie di dashboard view che mi aiutano a capire quello che è l'andamento della mia infrastruttura. Per esempio, per SQL Server esistono delle interessanti dashboard che mi aiutano a capire che cosa sta succedendo all'interno della mia infrastruttura, dove posso andare a esplodere il dettaglio di quella che è, per esempio, l'infrastruttura di SQL Server 2016 che ho all'interno del mio ambiente, e vedere che cosa sta succedendo con tanto di grafici, dove posso capire subito se le istanze sono funzionanti o meno e dove potrebbero esserci dei colli di bottiglia, piuttosto che visualizzare i servizi. Insomma, una panoramica completa di quella che è la mia infrastruttura, senza dover fare cose troppo complicate, soprattutto con una visualizzazione molto semplice. Però chiaramente è uno strumento che va dato in mano al mondo IT. Non è facile dare questo strumento a un, diciamo, magari a un supervisor, piuttosto che a un utente che potrebbe avere relazioni direttamente col cliente, che magari ci paga, perché stiamo monitorando la sua infrastruttura con Operation Manager, che non ha competenze tecniche. Però se il cliente alza il telefono e chiede: mi puoi dire lo SLA di come sta andando la nostra line of business, se ci sono dei punti critici, se c'è qualcosa che non funziona? Dobbiamo in quel caso dargli uno strumento che sia di facile interpretazione, ed è appunto una delle cose che vedremo tramite Savicio. Quindi i pain point dell'utilizzo di Operation Manager, a letto che è un prodotto sicuramente valido, sono che la console deve essere installata localmente. Non esiste la possibilità di avere una console installata da remoto. Si può utilizzare il portale web, però non è molto user friendly. Solamente con l'ultima release
la 1801 è stata introdotta la console HTML5, che non è nient'altro che una trasposizione della console on-premises sul web, quindi passibile di errori e comunque non totalmente user-friendly. Le performance della console, benché siano stati fatti interessanti passi in avanti, non sono ancora buoni. C'è un modello abbastanza un pochettino retrodatato, se voglio passare questo termine, che fa sì che la console usi moltissime risorse della macchina e lo skill per la gestione della console comunque non può essere basilare. Bisogna essere competenti per usare Operation Manager, anche perché vengono fornite delle informazioni abbastanza dettagliate su cosa fare o non fare. Ci sono dei task che possono essere messi a disposizione per fare remediation, e quindi bisogna sapere dove andare a toccare i giusti tasti. E proprio per venire incontro a questa tipologia di problematica nella visualizzazione delle dashboard, per semplificare la gestione, per avere delle analisi avanzate su tutto quello che succede, Savvision ha creato un prodotto, ma già da un sacco di tempo, che si chiama Linemaps, che serve per affiancare System Center Operation Manager al fine di ottimizzare tutta la parte di, diciamo, di monitoraggio. Ma da questo punto di vista direi che lascio la parola ad Andrea, che ci spiegherà un attimino come funziona il prodotto. Grazie Silvio e buongiorno a tutti. Mi chiamo Andrea Fiorentini e sono Senior Marketing Operation Specialist qui a Savision e oggi vi volevo presentare un attimo la nostra compagnia e i nostri prodotti per dare un attimo di contesto alla demo tecnica che poi seguirà da parte di Silvio. La prima slide about Savision. Savision è una compagnia che è stata fondata più di 10 anni fa. In Olanda, nei Paesi Bassi, abbiamo adesso headquarters ad Amsterdam, da dove sto chiamando in questo momento, e altre due sedi, una negli Stati Uniti e una ad Ottawa. Ma la nostra presenza è globale tramite anche partner come ad esempio Silvio. Abbiamo anche partner tecnologici strategici, tra cui il più importante è Microsoft. Siamo Gold Partner di Microsoft, ma abbiamo anche partnership con ServiceNow, SolarWinds e altre diverse compagnie che nel settore di monitoraggio o service management. Siamo market leader per quanto riguarda le dashboard in SCOM. Questo è il nostro business numero uno, è quello che abbiamo fatto fin dall'inizio. E quello che vi mostriamo oggi è Livemaps, che è il nostro prodotto più maturo, il prodotto con cui abbiamo iniziato, che abbiamo continuato a sviluppare per 10 anni. Abbiamo più di 900 clienti in tutto il mondo e più di 2200 utenti che utilizzano i nostri prodotti ogni giorno. Seconda slide, IT Monitoring Maturity. Questo è, diciamo, per dare un attimo di contesto a quello che facciamo qui a Savision e come i nostri prodotti possono offrire un valore alle aziende che utilizzano Livemaps. Questo modello è stato proposto da Gartner inizialmente, poi ripreso da diverse compagnie enti del settore IT e si basa su questi 5 livelli per proseguire nel percorso di maturazione di IT. Come potete vedere, sulla sinistra c'è il primo livello in cui si parla di un monitoraggio molto di base, concentrato sui componenti di reazione ai fermi operativi, alle problematiche, invece di essere proattivi e prevenire le problematiche, e ha un sistema IT basato sui silos, quindi gruppi isolati di tecnologici anche, come ad esempio un team che lavora su SCOM concentrato solo su SCOM, un team magari concentrato sul networking concentrato solo su quello e un team di help desk service management isolato senza una giusta coordinazione.
Proseguendo nei vari passaggi, invece si va a diventare più concentrati sui servizi e notifiche basate su mancato servizio o problematiche con i servizi per l'utente finale, più con business context, le problematiche vengono o le qualsiasi scelta IT viene messa in un contesto di business e valutata secondo quei canoni, e c'è più integrazione tra i vari strumenti IT e i vari team che possono lavorare nel dipartimento. Come vedete, nella zona centrale ci sono Savvision Live Maps, che è il prodotto che andremo a vedere oggi, che è indicato per i primi tre passaggi, e Savvision IQ, che menziono qua solo brevemente, che è invece indicato per gli ultimi due passaggi. Quali sono le feature chiave di Live Maps? Live Maps ha una forte integrazione con System Center Operations Manager, ha delle dashboard altamente personalizzabili che possono essere adattate per anche utenti non tecnici, e quindi per facilitare, diciamo, la consultazione di informazioni al dipartimento IT anche da persone che di IT che non sono specializzate in IT, la gestione di notifiche da SCOM, ed è ideale per business di qualsiasi taglia, dal più piccolo al più grande. Savvision IQ, ve lo menziono solo brevemente, è un prodotto che abbiamo lanciato 2 anni fa. L'anno scorso è uscita la versione numero 2. E la sua funzione principale è quella di raccogliere dati da diversi sistemi IT di monitoraggio e raccoglierli in un'unica vista, in un'unica view, in cui tutte le alerts, per esempio da SolarWinds, da SCOM, dal cloud, AWS, Azure, vengono tutte raccolte e messe in un solo sistema per essere gestite. Se siete interessati ad IQ, faremo un altro webinar poi più avanti. Quindi, su Live Maps, è la soluzione numero uno per quanto riguarda le dashboard in SCOM e OMS, perché è possibile anche raccogliere dati da OMS in Live Maps, e aiuta a dare la giusta priorità alle notifiche che provengono da SCOM. Dando la giusta priorità, quelle più importanti vengono gestite prima e quindi si riesce anche a ridurre i fermi operativi. Tante volte il sistema SCOM genera un numero di notifiche tale che l'utente fa fatica a mantenerlo, fa fatica a rendersi conto quali sono quelle veramente importanti e quali no, in quanto vengono perse, diciamo, in un mare di notifiche. Noi è decisamente questa è una cosa che Live Maps aiuta a risolvere. Quindi dà informazioni su servizi critici per il business e a capire quando l'utente ne ha affetto. Aiuta anche a risparmiare tempo per la creazione di distributed applications. Poi vedrete nella dimostrazione di Silvio, ma si tratta in questo caso di distributed application. Può essere, diciamo, quello che noi chiamiamo servizio in Live Maps, è chiamato distributed application in SCOM, e Live Maps vi aiuta a mantenere in modo facile e senza spendere troppo tempo questo aspetto di SCOM, senza bisogno di andare manualmente ogni volta. E come punto finale, sono delle dashboards facili da comprendere per chiunque. Abbiamo dashboard tecniche, possiamo mostrare molte delle informazioni che sono in SCOM, ma è anche possibile creare delle dashboard altamente semplificate e chiare per utenti come ad esempio del management o utente finale, che devono solo ad esempio sapere se il servizio è attivo o no, se tutto sta funzionando in regola o no, senza guardare tutti i dettagli che magari un amministratore IT ha bisogno di consultare. I tre pilastri di Live Maps.
Come potete vedere, ci sono tre pilastri che consideriamo fondamentali per Life Maps. Non sto a entrare in tutti i dettagli dei vari punti secondari, ma vi accenno un attimo quali sono i nostri tre punti di forza e le tre funzioni fondamentali di Life Maps. Il monitoraggio di servizi. Non solo monitoriamo servizi già esistenti, ma vi aiutiamo a creare il monitoraggio per nuovi servizi. Abbiamo questa funzionalità che noi chiamiamo out of the box services, per cui potete facilmente creare, una volta durante l'installazione di Life Maps, potete facilmente utilizzare i nostri template. Per monitorare dei servizi molto comuni, ne abbiamo diversi disponibili, come ad esempio Exchange, Active Directory, Skype for Business e diversi altri. Quindi questo viene monitorato molto facilmente, molto rapidamente, subito fin dall'installazione e poi mantenuto tramite Distributed Application Dynamiche. Offriamo reporting SLA. E per vedere quanto il servizio è stato disponibile in un determinato periodo e se questo è considerato sufficiente rispetto agli agreement che sono stati presi in merito. Secondo pilastro, dashboarding, appunto visualizziamo queste informazioni con dashboard automatiche che si aggiornano in automatico in tempo reale e che sono fruibili poi da qualsiasi dispositivo, telefono, tablet, computer anche a distanza, possono essere poi distribuite anche in modalità view only per utenti che non devono andare a fare un drill down in dati tecnici, ma limitarsi a vedere magari delle view molto specifiche. E un altro punto, l'Object Explorer, che vi permette di andare a vedere tutti gli oggetti che vedreste in SCOM fino a nei minimi dettagli, poi Silvio ve lo mostrerà e a interagire anche direttamente senza dover passare per forza all'interfaccia SCOM, che in certi casi può essere lenta o creare delle problematiche. Terzo pilastro, il Alert Noise Reduction, quindi questa gestione delle notifiche che possono essere facilmente cercate e anche gestite direttamente dall'interfaccia, direttamente risolte dall'interfaccia, anche in questo caso senza dover passare per SCOM. Questo è un servizio Live Maps ad esempio e come potete vedere i servizi di Live Maps sono creati con quattro prospettive. Una prospettiva generale, quella nella parte centrale dove c'è scritto Website Service e nei tre componenti, nelle tre prospettive. La prospettiva più a sinistra è quella dell'utente, quella centrale dell'applicazione e quella a destra dell'infrastruttura. Quindi ogni volta che viene definito un servizio in Live Maps, queste tre prospettive vengono aggiunte in automatico e sono indipendenti tra di loro. Quindi uno potrebbe avere nel caso un servizio che ha dei problemi a livello di infrastruttura, ma questi problemi non sono tali da andare a creare problemi per l'utente finale. In questo caso l'infrastruttura potrebbe ad esempio diventare gialla o rossa, ma l'utente finale rimarrebbe verde, quindi con una occhiata rapidissima è possibile immediatamente stabilire se il problema è andato a causare problemi all'utente finale o no e quindi a dare priorità. Anche perché una volta che ci sono questi tre prospettive, è possibile andare a vedere quali sono le alert per prospettiva e quindi da qua viene tutto il discorso di facilitare la gestione delle alerts. Questa è l'interfaccia di Live Maps, non mi prolungherò su questa parte in quanto Silvio poi vi mostrerà una demo live sicuramente più interessante di un semplice screenshot. E per concludere volevo parlarvi del nostro SLA pack gratuito per fare report SLA. È disponibile sul nostro sito, poi alla fine della presentazione troverete il link. A cosa serve questo pack? È completamente gratuito e non c'è bisogno di Live Maps per farlo funzionare. Potete creare dei report su SLA.
e analizzare il motivo per cui questi SLA non hanno, se hanno avuto dei problemi, analizzare il motivo, la causa che ha causato il fermo operativo. Quindi ve lo mostrerà poi anche questo Silvio e è disponibile sul nostro sito. Quello che riguarda la base per quanto riguarda il monitoraggio e l'integrazione con Savvision parte sicuramente dalle distributed application. Che cos'è una distributed application? Non è nient'altro che un set di oggetti separati concettualmente tra di loro, messi in relazione a fine di creare una line of business, quindi un modello. Tale per cui se uno degli oggetti presenti all'interno di questa distributed application non funziona correttamente, potrebbe scatenare il mancato funzionamento dell'applicazione stessa. Per esempio, se io sto esponendo un motore di una piattaforma di e-commerce e non funziona il back-end, automaticamente l'intera applicazione dell'e-commerce smette di funzionare. Quindi, se io metto in relazione l'oggetto website con l'oggetto database crea una dipendenza e faccio sì che se si crea un problema relativo appunto al funzionamento potrebbe generarsi un disservizio. In questo caso abbiamo qualcosa di un po' più strutturato perché abbiamo una web application, quindi un engine all'interno di IIS, abbiamo due database che si trovano su engine separati, uno su SQL Server, uno su Windows Server, abbiamo dei TCP monitor, quindi facciamo dei ping sulle porte del motore IIS per vedere che siano funzionanti, che rispondano, anche perché una macchina, una di queste applicazioni gira su Docker mentre un'altra gira su IIS classico, e quindi io vado a fare dei ping per vedere che quantomeno la parte macchina che espone il servizio, l'endpoint, risponda correttamente. E poi facciamo anche un controllo su quello che è il sistema operativo, perché se abbiamo dei problemi di performance, per esempio sulla RAM o sulla CPU, questo potrebbe andare a inficiare sulle performance finali di quella che è la mia piattaforma o applicativo che sto esponendo. Di default ci sono delle distributed application che vengono create nel momento in cui importate un management pack, per esempio quando create quello di Active Directory vi viene generata in automatico la distributed application dove vengono messi in relazione tutti gli oggetti relativi ad Active Directory, ovvero non solo il servizio di AD, ma anche il DNS, ma anche il DFSR, quindi la replica tra i vari domain controller, piuttosto che la gestione dei dischi, le network, perché se uno solo di questi componenti smette di funzionare, automaticamente l'intero servizio di Active Directory potrebbe subire dei problemi, dei blocchi, dei disservizi che si vanno a ripercuotere sugli utenti finali. Quindi la nostra base è sempre una distributed application nella maggior parte dei casi. Poi esiste anche la possibilità di creare delle viste ad hoc all'interno di Lightmaps basate su oggetti singoli che ci servono, per esempio, per creare una mappa. Quindi, una volta che abbiamo creato la nostra distributed application dal client, quindi da una macchina Windows 10, andiamo a installare quella che è la console di Lightmaps, che si presenta in questo modo e che ci permette di fare tutta una serie di cose, come ci ha già spiegato Andrea. Quindi, per esempio, potremmo fare una discovery dei servizi già presenti all'interno della nostra infrastruttura al fine di creare già le viste in modo automatico, quindi lui fa una scansione, ci propone quelli che sono dei servizi che possiamo andare a installare in modo automatico prendendoli dal catalogo di Savvision, possiamo creare un servizio nostro, possiamo importare da una distributed application esistente come ho fatto io, oppure come vedete abbiamo altre opzioni come per esempio creare una mappa interattiva, ovvero io ho una serie di servizi dislocati in varie aree geografiche e voglio metterle in relazione tra di loro, piuttosto voglio unirle in una vista globale fatta bene. Perché questo? Perché magari io voglio avere
primo colpo sapere se il servizio che si trova, per esempio, a Torino sta funzionando correttamente. Quindi, come faccio a capire se la sede di Torino sta funzionando bene? Non faccio nient'altro che crearmi una vista con la mappa dell'Italia dove metto i vari pallini di operation, relativi ai servizi di operation manager dislocati nel territorio nazionale. Quando vedo che una determinata area cambia colore, diventa rossa, quindi va in critical state, non faccio nient'altro che fare drill down e capire subito che cosa sta succedendo. Nel mio caso, ovviamente, io ho già creato delle viste e mi sto basando né più né meno nella distributed application che avete visto in precedenza, quindi non ho fatto nient'altro che fare un import. Lui mi ha creato in automatico la vista con pochissimi click. Tra l'altro, potrei fare un editing di questa console, di questa vista completa, al fine di personalizzarla, al netto di quello che può essere il nome o i tempi di refresh, potrei modificare quelli che sono gli oggetti che mi vengono mostrati. Come vedete, in automatico lui sa già quali di questi servizi sono per l'end user, quali sono per l'application, quali sono a livello infrastrutturale. E questo mi aiuta anche a semplificare, quindi far sì che con pochi clic io sia subito pronto. Chiaramente posso personalizzare questa vista, posso eliminare oggetti, aggiungere, posso andare a includere delle regole, insomma, posso far sì che ci sia comunque un livello di personalizzazione. Posso modificare quelle che sono le notifiche, posso modificare la parte di security, come vi diceva prima Andrea, il fatto di personalizzare chi può vedere che cosa e con quali livelli. Posso modificare il service level agreement, quindi lo SLA relativo al servizio stesso. Una volta che ho fatto la mia bella personalizzazione e l'ho salvata, come la posso andare a visualizzare all'interno di Operation Manager? Quindi nella parte di monitoring noi abbiamo qui un'area che si chiama All Service Dashboard. Come vedete c'è anche un'icona che richiama Savvision. Quest'icona, tra l'altro, si abilita nel momento in cui io vado a installare la console all'interno, l'estensione della console all'interno del mio client, e posso vedere che ho quattro servizi che sto attualmente monitorando, estendendo a livello di monitoraggio. Uno di questi si chiama appunto Manhattan Project. Vedo che c'è una problematica, non faccio nient'altro che cliccare, quindi fare drill down e vedere che a livello utente è tutto quanto a posto, però a livello applicativo c'è qualcosa che non funziona. Che cosa? Nella fattispecie mi avvisa che il database che si trova all'interno della macchina scusatemi, la macchina Linux non sta facendo il backup. Quindi, per andare a risolvere questa problematica, dovrei capire che cosa sta succedendo, perché non sto eseguendo il backup, e quindi ho una notifica che mi aiuta anche da questo punto di vista. Mentre dall'altra parte vedo che ci sono dei warning sulla parte infrastrutturale, perché a livello TCP ci sono delle performance che non sono proprio perfette per i pacchetti inviati e ricevuti. Quindi avere subito a primo acchito quella che è la panoramica della mia infrastruttura, dove posso, volendo, fare un ulteriore drill down e andare proprio nel servizio stesso e vedere pezzo per pezzo che cosa ho all'interno della mia applicazione, del mio blocco applicativo, e che cosa non sta funzionando, quali sono gli errori, piuttosto che andare a analizzare le performance, che vabbè, in questo caso non ho attivato più di tanto perché le vediamo dalla parte web. Volendo, posso andare a fare la stessa identica visualizzazione anche attraverso la cartella che si chiama Live Maps, dove ho ancora una volta tutti quelli che sono i miei workload che sto proteggendo, e vedere tutto in un colpo solo. Per esempio, io mi sono importato la parte di Distributed Application di Active Directory 2016, si chiama 10 perché l'Active Directory gestito da Windows Server 2016, tutto
Tutto corretto, tutto funzionante, non ci sono alert, quindi vuol dire che i miei domain controller stanno funzionando correttamente. Questa è una cosa fantastica. Come detto, si può fare per Exchange, per SharePoint, per Link, per Skype for Business. Ci sono diversi workload che sono già stati rilasciati, altri che ne verranno rilasciati da qui ai prossimi mesi, perché comunque il team di Savvision, da questo punto di vista, pone un forte accento in quella che è la semplificazione del monitoraggio, perché poi tutto quello che stiamo vedendo qui lo possiamo andare a visualizzare sotto forma grafica, ovvero attraverso quella che è una console HTML5. Quindi io qui mi vado a loggare, faccio sign in, ovviamente sono le stesse credenziali che ho all'interno di Operation Manager, né più né meno con quelli che sono anche gli stessi livelli di permesso. Quindi adesso accedo a quella che è la mia infrastruttura panoramica di overview generica, dove mi dice subito quelle che sono le mie dashboard che sono state create o che ho creato, perché ogni volta che io vado a importare un servizio dal catalogo di Savvision, lui in automatico già mi crea delle dashboard, quindi anche lì una sorta di automazione per semplificare il tutto, ma posso creare delle mie liste, tra poco le vedremo. Poi, come vedete, di fianco abbiamo quelli che sono i service management, quindi le distributed application. Poi, vabbè, abbiamo anche le varie dashboard e le liste recentemente aperte. Per la parte di dashboard, come funziona? Io posso crearmene una nuova. Adesso richiamiamo una già esistente. Così vi faccio vedere anche come funziona la personalizzazione. In un colpo solo riesco a vedere tutto quello che sta succedendo all'interno della mia infrastruttura per i miei hypervisor, quindi posso vedere lo stato di quelli che sono i miei server Hyper-V, se ci sono degli alert, come si stanno comportando a livello di CPU, come si stanno comportando a livello di memoria, cosa sta succedendo con i dischi, insomma, avere una vista sicuramente dettagliata con la possibilità di fare eventualmente drill down, quindi io, cliccando sul singolo oggetto, posso andare a vedere che cosa sta succedendo, se ci sono problematiche specifiche, se ci sono degli alert, posso andare a vedere la parte di performance che mi viene data nel dettaglio. Come vedete, è molto ben integrato, molto avanzato, mi dice addirittura le proprietà della macchina, quindi posso sapere il tipo di sistema operativo, quanta RAM ho, i core, insomma, vedere in modo completo che cosa sta succedendo all'interno della mia infrastruttura, se ci sono delle criticità. E questa è una cosa molto importante, perché non stiamo utilizzando la console di Operation Manager, stiamo utilizzando un prodotto, tra virgolette, esterno, ma che ci permette di far fruire questa tipologia di informazioni anche a utenti che non hanno uno skill molto tecnico, perché noi possiamo dire, se tu vedi lì c'è un pallino rosso, non fai nient'altro che cliccare. Questa console io potrei tenerla sempre aperta su uno schermo gigante e capire se c'è qualcosa che non sta funzionando. A livello di personalizzazione, se io vado a fare edit, come vedete, ho tutta una serie di possibilità di dashboard e di widget che posso andare a integrare, come per esempio una query SQL piuttosto che una pagina web che si trova all'esterno, un'integrazione con OMS, uno script in PowerShell, quindi non faccio altro che scrivere del codice in PowerShell e portarlo all'interno del mio widget per magari avere delle risposte da parte del server o fare delle interrogazioni di vario genere, un po' più raffinate, dove mi serve un elenco che mi viene fornito ogni tot minuti. Oppure, posso andare, tornare un attimo nella mia home page, posso richiamare quella che è una distributed application. Quindi, drill down, schermata grafica completamente comprensibile. E questa è sicuramente molto meglio della console
di Operation Manager, perché appunto dà molte più informazioni e soprattutto è graficamente più amichevole, user friendly. Quindi io capisco subito se c'è qualcosa che non sta funzionando a livello di end user o piuttosto application infrastrutturale, ma soprattutto in real time ho quello che è lo SLA. Quindi capire l'uptime se è corretto, se stiamo fornendo un servizio funzionale, se stiamo creando un disservizio, se la nostra infrastruttura sta funzionando nel migliore dei modi, con i relativi errori per i vari oggetti che fanno parte del modello della distributed application, e ancora una volta con la funzionalità di fare drill down e vedere che cosa sta succedendo all'interno della mia infrastruttura, con anche la possibilità, volendo, di chiudere quelli che sono gli alert. Magari diamo questa console all'help desk di primo livello, che notifica il problema, si mette in relazione con il team, per esempio, di SQL Server, che gestisce il database, e se ci dico: guarda, tutto a posto, problematica risolta, noi non fa nient'altro che cambiare lo stato, portarlo in resolved e fare update, e ovviamente con l'integrazione all'interno di Operation Manager poi posso anche risalire su chi ha cambiato lo stato, quando l'ha fatto e se ha inserito eventuali note. Quindi una panoramica completa di quello che è il nostro prodotto, di quella che è la nostra infrastruttura, in modo facile, veloce, comprensibile e sicuramente fruibile in qualsiasi modo, perché questa console, se io la esponessi verso l'esterno, potrei visualizzarla anche se sono al di fuori della mia infrastruttura. Altra cosa che vi voglio mostrare, che vi ha accennato Andrea prima, riguarda il reporting per Savvision. Eccolo qua, il Community Report Tool, gratuito, dopo vi lascerò il link a cui poterlo scaricare. Non fate nient'altro che scegliere quello che è lo SLA da cui ricavare i dati. Quindi prendiamo per esempio sempre la nostra applicazione, scegliamo l'asse temporale da cui generare questa metrica. Per esempio facciamo domenica, facciamo run, pochi minuti, compatibilmente su quello che è la tipologia di workload, che asse temporale avete scelto, e ci viene mostrato il risultato. Posso andare a fare drill down sull'oggetto per capire che cosa non sta funzionando, perché siamo al 71% di availability rispetto al piano applicativo, e lui ci dirà che ci sono dei problemi sul backup di database che si trova sulla macchina Linux da più di 45 giorni, e quindi questo può inficiare su quelle che sono le performance, piuttosto che appunto capire lato infrastrutturale che cosa c'è che non funziona. Vabbè, noi l'abbiamo già visto perché chiaramente erano problemi noti, però insomma, questo ci aiuta ad avere una panoramica più comprensibile anche a livello di reportistica, perché appunto potremmo avere un altro utente che si occupa solo di report e di analisi, e questo sicuramente lo aiuta in un periodo più lungo, perché la console web è qualcosa di immediato, di real time, mentre i report sono qualcosa che servono per generare statistiche nel lungo periodo, e quindi per capire se gli investimenti che abbiamo fatto o la piattaforma che abbiamo implementato sta funzionando correttamente, se ci sono delle aree critiche dove dobbiamo intervenire. Perché se vediamo più volte che viene notificato il problema sul backup del database, evidentemente dobbiamo andare a intervenire su quell'area. Potevo parlare col team che si occupa di backup, piuttosto che capire perché ogni volta quel database va in errore. Potrebbe esserci un problema di login, potrebbe esserci un problema con la macchina vera e propria, con l'edge, insomma, ci sono cause che poi possono essere diverse, però il concetto è avere lo strumento che ci aiuta da questo punto di vista. Ok, direi che posso tornare sulle mie slide. Fantastico, il prodotto ci piace tantissimo. Come posso iniziare ad utilizzarlo? Semplicemente
avete una trial full feature per 30 giorni scaricabile dal sito Savvision. Per quanto riguarda il reporting pack, questo è il link da cui scaricarlo. Esiste anche una guida che è stata realizzata da un Microsoft MVP, che potete anche una volta scaricare. Se vi serve supporto per l'implementazione del prodotto o per quella che è la vendita delle licenze, potete tranquillamente contattarci. Noi vi possiamo fornire, come detto, supporto di tipo 1, quindi completo su tutti i punti di vista. Abbiamo pieno supporto da parte della casa madre con Andrea per alcuni aspetti, piuttosto che direttamente parlare con il team di sviluppo in caso ci siano richieste o problematiche che volete analizzare prima o dopo l'acquisto. Quindi sentitevi liberi di contattarci senza problemi. Ok, io vi ringrazio per aver partecipato.